Un pensiero per pensare, con gli occhi dell'uomo. Aforismi, pensieri e vite vissute che hanno lasciato un segno nella storia. Noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Io infatti sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Gesù Cristo nostro Signore. Gesù parlava d'amore. Cosa intendeva? L'amore è paziente. È benigno l'amore. Non è invidioso l'amore, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto. L'amore non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto. Non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. L'amore tutto copre. L'amore tutto crede. L'amore tutto spera. L'amore tutto sopporta. Questo è meraviglioso, Paolo. Paolo, devi rimanere a Corinto. Noi siamo credenti di Roma e ci serve una guida. È a Roma che sono diretto. Prima devo tornare a Gerusalemme. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi l'amore, sarei come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi l'amore, non sarei nulla. Avete ascoltato Un pensiero per pensare, con gli occhi dell'uomo. Aforismi, pensieri e vite vissute che hanno lasciato un segno nella storia.